Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione targata RTC Quarta Rete. Oggi giornata di Consiglio regionale che torna a riunirsi questa mattina nel pomeriggio. Tre punti all'ordine del giorno. La proposta di legge disposizione per l'assistenza alle persone disabili prive del sostegno familiare e due disegni di legge al vaglio del Parlamento regionale. Il primo riguarda le misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario. L'altro prevede alcune norme per l'attuazione della disciplina europea e nazionale in materia Materia di rifiuti potrebbe esserci una rivoluzione in vista a vietri sul mare per quanto riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti L'amministrazione comunale, retta dal sindaco Franco Benincasa, con un'apposita delibera di giunta dal momento che non è più ipotizzabile gestire in economia il servizio senza la possibilità di assicurare il turnover dei dipendenti, ha incaricato l'ufficio preposto a elaborare un piano industriale del ciclo integrato dei rifiuti. Con l'obiettivo di verificare le diverse soluzioni praticabili per esternalizzare il servizio, anche alla luce della legge regionale che riordina il sistema di gestione dei rifiuti, che sarà in discussione proprio nella giornata di oggi e che appunto prevede la creazione di ambiti territoriali ottimali. Mentre l'Austria ha iniziato a erigere una barriera per bloccare i migranti al Brenner al confine proprio con l'Italia, Papa Francesco cerca di sensibilizzare gli animi all'integrazione. L'arrivo di migranti richiedenti asilo suscita spesso sospetti e ostilità. Nasce la paura che si producono sconvolgimenti nella sicurezza sociale, che si corre il rischio di perdere identità e cultura, che si alimenti la concorrenza sul mercato del lavoro o addirittura che si introducano nuovi fattori di criminalità. Un clima spesso teso al quale con il proprio impegno e Opra di integrazione cercano di far fronte la Caritas della Diocesi Amalfi Cava e l'ufficio Migrantes. Ne abbiamo parlato con Don Francesco Della Monica. Il servizio lo troverete sul nostro sito rtcquartarete.it. Ieri è stata l'undicesima giornata mondiale delle vittime dell'amianto, una ricorrenza che dal 2005 si celebra ogni anno per ricordare tutte le persone colpite dalle patologie adesso correlate. Ancora oggi in Italia per tali patologie muoiono. 4.000 persone ogni anno e sono oltre 21.000 i casi di mesotelioma maligno diagnosticato tra il 1993 e il 2012. A 24 anni dalla sua messa al bando, l'amianto è ancora diffusissimo in diverse forme. Sul nostro territorio, le stime per difetto di CNR INAIL parlano di ben 32 milioni di tonnellate. Il programma nazionale di bonifica dei siti di interesse nazionale conta 75.000 ettari di territorio in cui è accertata la presenza di di materiale in cemento amianto mentre il ministero dell'ambiente riporta oltre 42.000 siti contenente amianto di cui 2.236 bonificati e 41.350 ancora da bonificare dopo questa notizia è tutto buona giornata in compagnia di RTC rete ci guardarete